Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre l'invito è quello di mettere mi piace a questo video, dire la vostra nei commenti e iscrivervi al mio canale attivando la campanella per non perdere nessun aggiornamento sul mondo del Monza. Monza che batte il Sassuolo 1-0, si aggiudica una sfida salvezza anticipata, molto delicata, e Monza che torna alla vittoria dopo la sconfitta contro l'Empoli per 3-0. Se nello scorso video ero stato critico riguardo alla prestazione di Biancorossi dicendo che se il Monza avesse ottenuto altri risultati così sarebbe stata molto più dura la corsa per salvarsi. Oggi posso dire che anche se i passi in avanti dal punto di vista del gioco non si vedono, perché oggi secondo me il Monza non ha giocato una grandissima partita, è arrivata alla vittoria, quindi è ottimo, un ottimo segnale quello dato dai ragazzi di Raffaele Palladino, perché il Sassuolo è una squadra sempre ostica, non sta facendo bene quest'anno, non aveva Berardi, quindi possiamo dire che sicuramente c'erano delle scusanti per il Sassuolo, però il Monza ha mostrato capacità, voglia di vincere, ha lottato su ogni pallone, ha avuto le sue occasioni e ha portato a casa meritatamente i 3 punti. Sono contento per la reazione e la mentalità che hanno messo in campo, oggi partiamo dal basso, i ragazzi di Palladino, perché non era scontato arrivare a una partita così delicata pronti per vincere, fare di tutto per portare a casa il risultato. L'1-0 è un po' una partita che rispecchia quella contro il Genoa. E quindi sono soddisfatto dell'atteggiamento dei giocatori in campo. Tante belle sorprese dal punto di vista dei nomi, perché se Dani Mota voto 7,5 e Colpani voto 7 sono i miei migliori in campo, abbiamo visto un grande Birindelli, mossa sorpresa sulla fascia destra, che ha giocato bene, ha sfiorato il gol. Ha messo il cross per il gol di Mota e qui poi apriamo un capitolo, mamma mia, andiamo avanti tutta notte. Bene Birindelli, appunto, bene anche D'Ambrosio che là dietro ha fatto il suo. Bene un po' tutti, diciamo, oggi. In campo Dani Mota era ovunque, finalmente abbiamo ritrovato il vero Dani Mota con quel colpo di testa che ha portato al gol poi annullato. L'assist per Colpani, si è dannato, ha fatto di tutto e merita secondo me un posto là davanti, che sia poi sulla sinistra che sia in mezzo. Vedremo Juric che oggi ha macinato i primi minuti e ha dimostrato che là davanti al Monza serve una punta di peso per farle sponde, per far giocare il pallone. Colpani gioca sempre in maniera individuale, però ha segnato, è sempre pronto, è sempre lì a creare pericoli, quindi bene anche lui che era un po' rimasto sottotono nelle ultime partite. Male, malino, diciamo, l'unica nota negativa, se vogliamo dire, è Akpak, però ha avuto 5,5, sostituito dopo 45 minuti dentro Bondo che ha giocato molto meglio, si è fatto trovare preparato, ammonito poi Akpak, però diciamo che non soffermiamoci tanto sulle note negative. L'unica nota negativa è, se vogliamo, gli expected goal dato troppo basso, 0,38. 0,38 significa, per chi non lo sapesse, ma credo che lo sappiate, che a livello spalmando su tutti i 90 minuti, il Monza avrebbe, secondo le occasioni create, meritato 0,38 gol. Quindi, se vogliamo così dire, il gol di Colpani è l'unica occasione che c'è stata di fatto. Però, vabbè, non soffermiamoci troppo sui dati numerici, mi soffermo invece sul discorso VAR, perché fuorigioco di Dani Mota è veramente un fuorigioco di tanto così. Ora mi chiedo, ma secondo me è normale, è giusto che di tanto così si debba comunque annullare un gol? Il VAR serve veramente, perché abbiamo un capitolo infinito. Ora, capita sempre al Monza questa cosa, perché non è neanche la prima volta. Io credo che bisogna fare qualcosa, perché va bene che è di tanto così, però è un frame preso dal VAR e ne abbiamo tanti di esempi nel corso delle partite. Se non sbaglio, ora non ricordo bene la partita esatta, forse in una partita dell'Inter, se non vado errato. Dipende dal frame che si prende, ok? Se tu prendi il frame precedente e Motta era in posizione regolare, prendi quello successivo e irregolare. Non puoi calcolare al millimetro. Allora, per me bisogna dare un margine in qualche modo per dare fuorigioco o meno, perché il fuorigioco così non è oggettivo, ma è soggettivo e sempre sarà soggettivo. E allora mi viene da chiedere se quello lì non era un gol regolare, perché era un gol regolare, vabbè. Come sempre chiedo la vostra nei commenti. Ora Monza che affronterà la trasferta di Udine, vedremo se a porte aperte o porte chiuse, però altra partita importante per continuare a macinare punti, perché il Monza è lì a metà classifica e può respirare tranquillamente, avere un po' più di aria di serenità. Sono curioso di vedere Zerbin come si integrerà nella rosa, perché è un giocatore molto interessante, così come Juric.
Vedremo, dai. Monza comunque oggi buona partita, stiamo sereni, stam sereni perché è una partita che consegna i 3 punti nel taschino di Palladino e ora vedremo, dai. Possiamo respirare un pochettino. Chiedo la vostra nei commenti, vi aspetto come sempre, grazie per aver visto questo video, vi aspetto qui sul mio canale presto con altri contenuti. Ciao a tutti!